Ma salve, sono Alex Ignazio 93 e oggi finalmente si gioca Mario plus Rabbids. No, Pokémon Violetto, la maschera turchese. Si diceva la maschera turchese, si chiamava così il DLC. Non lo so, comunque la maschera turchese, sì. È uscita finalmente, quindi è il momento di provarla, di tuffarci di nuovo in questa avventura dei Pokémon. Se avete visto la blind run precedente, saprete che a me Violetto non è dispiaciuto tantissimo da un punto di vista della storia, anche se verso la fine tutta la parte lì del professore, che in realtà era un robot, mi è sembrata un'immensa minchiata. Mi è sembrato che ci sia stato un calo terribile della sceneggiatura, ma ok. E adesso proviamo la maschera turchese, che è il primo dei due DLC previsti per Pokémon Scarlatto Violetto. Dei due DLC è quello che può essere giocato in realtà in qualsiasi momento. Quindi non mi aspetto grandissime cose. Ma ci saranno probabilmente degli elementi, tra cui appunto due personaggi, che riprenderemo anche nell'altro DLC futuro. E quello invece è fatto proprio per dare un finale a tutta questa storia. O almeno spero. Più che altro è per fare una prova, perché io voglio vedere se Game Freak è stato abbastanza intelligente da bilanciare la difficoltà, perché non sarebbe giusto che io che ho comprato il gioco al... Ah, già mi stanno chiamando. Io che ho comprato il gioco al Day One ho tutto il diritto di divertirmi tanto quanto chi magari sta giocando a Scarlatto Violetto adesso, e già che c'è può giocarsi questo DLC. Quindi voglio vedere. Poi magari se diventa comunque troppo facile cambio squadra a cazzo, non lo so, vediamo cosa c'ho in pentola, cosa c'ho nei box. Però vabbè, vediamo. Purtroppo al solito dovrò leggere io, perché il doppiaggio è una cosa sconosciuta in Pokémon. Quindi chiama. Ah, c'è professor Zim. Salve Zangi, sono io, Zim. Professor Zim. Mi rincresce disturbarti nel bel mezzo della tua ricerca di tesori. No, tranquillo, in realtà già ho finito da una vita. Ti chiamo a proposito di un viaggio di studio organizzato dall'Accademia ogni anno. Si svolge in questo periodo in collaborazione con un altro istituto. Non ci crederai mai, ma sei stato selezionato fra i partecipanti. Wow! Il programma si terrà in una località nel lontano oriente chiamato Nordivia. Data la distanza, questa volta il numero di partecipanti è veramente ristretto. Essere selezionati è una chance imperdibile. Ti spiegherò i dettagli all'Accademia. Vediamoci nell'atrio. Ovviamente è un'attività facoltativa, ma è pur sempre un'occasione irripetibile, sì, per avere i crediti in più all'università. Se hai accolto il tuo interesse, ti consiglio di partecipare. Pensaci, mi raccomando, va bene. Vai all'atrio dell'Accademia, va bene. Oh, da quanto tempo è che non vedevo questi simboli di missioni principali, principali per modo di dire, nella mappa. Ripeto, non ho grandissime aspettative, ma allo stesso tempo sono contento di poter giocare di nuovo a Violetto senza, per motivi diversi dal ammazzare un casino di censi selvatici e fare punti esperienza. Quindi via. Chissà con chi è che devo parlare, sicuramente non con questo personaggio totalmente nuovo. Eh sì, tra l'altro lei ha il simbolo della terra cristallizzazione, mi sa che lei ce la portiamo dappresso anche per il prossimo DLC. Lo studente di cui parlava Zim? Bella lei. Ma sono sempre stati bravi con il design dei personaggi, soprattutto le donne, non so perché, vabbè. Ma certo, devi essere tu. Sei lo studente selezionato per il viaggio di studio. Mi pare che ti chiamassi. Il mio nome è Zangi. O Zangi piacere. No, troppo positivi. Il mio nome è Zangi. Tanto non cambia niente. O Zangi, eh? Sei proprio una personcina garbata e radiosa. Va bene.
Guardate quei Noibat. C'è quel Noibat che va a 4 frame al secondo. Che palle. Oh, vedo che è con te una terasfera. La scuola di una regione ricca di risorse come Paldea può permettersi questo e altro, eh? O forse te la sei meritata per via del tuo particolare talento? Accidenti, scusami, non mi sono ancora presentata. Io sono il prossimo villain. No. Professoressa Rea, le chiedo scusa per il ritardo. Ah, ci sei anche tu, Izanji. Non hai idea di quanto tu sia fortunato a partecipare a questo viaggio già al primo anno. Che invidia, quanto vorrei poter partecipare anche io. Ah, mi perdoni, professoressa Rea. Come avrei ormai intuito, il mio nome è Rea. Sono un insegnante dell'istituto Mirtillo. Ah, Mirtillo, vabbè. Pensa, coordina le attività curricolari presso un istituto della regione di Unima. Attenzione, riferimenti al prossimo remake. Attenzione. Quest'anno spetta all'istituto Mirtillo scortare gli studenti, per cui sono venuto a prendervi. Nordivia è famosa per i suoi paesaggi rurali, è un posto parecchio rustico, ma c'è là qualche interessante mistero. Pensa che vi si può rilevare la stessa energia associata al fenomeno Terra Crystal di Paldea. Aia, come mai? E visto che vi accompagnerò. Cioè, sì, lo so come mai, perché sennò il gameplay va a puttane, sì, ma a livello di lore voglio sapere questa cosa qui. E visto che vi accompagnerò, coglierò anche l'occasione per fare qualche ricerca. Chissà se un giorno sarà possibile esaminare con calma anche all'interno della voragine di Paldea. Zan zan zan! Per quello non posso aiutarla, le servirà l'autorizzazione della Lega Pokémon e del preside Clavel. Ma certamente, ne sono cosciente. Difatti, ho già inviato una richiesta. Spero in un riscontro positivo. Aspetta qualche mese che esce il secondo DLC. Ah, perdonaci, Zangi, quasi ci dimenticavamo di te. Va bene. Tornando a noi, questo viaggio di studio è un'occasione irripetibile per spingere la tua ricerca di tesori oltre i confini di Paldea. Mi affideresti il tuo smart Rotom per un istante? Vorrei aggiornare l'app del Pokédex. Ah, già che hanno fatto anche l'aggiornamento per Pokémon Home, perché finalmente posso mettere dei Pokémon in più da altre regioni, porca vacca. Ah, tra l'altro il Pokédex nazionale l'ho completato qualche mese fa. Cioè, nel momento in cui Pokémon Home è diventato compatibile e quindi regalavano gli starter, come sempre, ho completato il Pokédex. Fatto. Ora potrai registrare tutti i Pokémon di Nordivia che vorrai. Tua madre ha già dato l'autorizzazione, gliene frega proprio un cazzo a mia madre. Quindi tu pensa solo a divertirti. Zim è come un libro aperto, mi fa quasi tenerezza. Bene, Oizangi, preparati, perché sarà un viaggio lungo. Ci aspetta innanzitutto una traversata in aereo e una tratta in corriera. Potresti venire ad avvisarmi non appena sarai pronto per partire per Nordivia? Credo che si dica Nordivia. Cioè, io pensavo Nordivia, ma mi pare che l'ho. Ah, ok, basta andare. Ah, mi fa vedere un attimo il Pokédex. Perché Pokédex. Guardate che bellezza. Guardate che. Che goduria. Il più bel diploma che abbiamo preso. E invece c'è Pokédex. Ho sbagliato. Pokédex Nordivia. Ah, aspetta. Pokédex Nordivia. Perché sono. Ah, ok. Ah, quindi ci sono dei Pokémon. Vediamo se c'è il bug che c'era. Ok, no, non c'era. Non so se ve lo ricordate, ma nelle prime giornate di Pokémon Violetto e Scarlatto c'era sto bug che se tu scorrevi troppo velocemente. Ok. Buono. Se tu scorrevi troppo velocemente il Pokédex, apparivano per un attimo le icone dei Pokémon che non avevi neanche mai visto e quindi ti spoilerava roba.
Invece no, non c'è più sta cosa. Va bene, meno male. Meno male. Va bene, 102 su. Quando è 196? Forse anche di più. Vabbè, dai, ce la si può fare. Ma anche se dovessi proprio. A parte i Pokémon nuovi, io però non mi sono spoilerato niente. Cioè, nel senso, io mi sono solo spoilerato, per modo di dire, quello che c'era nei trailer ufficiali. Quindi non si può proprio considerare spoiler. Ma immagino che ci siano anche altri Pokémon nuovi. Però vabbè, a parte quelli, poi mi basterà usare Pokémon Home e avrò completato anche questo Pokédex qua. Oi Zangi, hai finito con i preparativi per il viaggio a Nordivia? Sì. Bene, allora partiremo non appena gli altri studenti ci raggiungeranno. Pare che i partecipanti siano stati tutti estratti a sorte. Probabilmente non li conosce ancora. Ma come a sorte? Non c'era il professore che diceva che ero stato scelto per i miei meriti? Vabbè. Il mio ruolo è farvi da guida, ma ciò non toglie che voglia divertirmi anch'io, a modo mio. Signorina, stia calma. A tal proposito, ti dice qualcosa il nome Libro Violetto? Zan zan zan. Sì, lo conosco, dai. Ah, vero, tra l'altro questi abiti orrendi che ho, sono quelli che erano inclusi per chi prenotava, per chi si prendeva Season Pass. Ho detto, vabbè, ho speso 34 euro, tanto vale provare a mettermeli. Ok, devi sapere che Calugaris, l'autore del libro, è un mio antenato, minchia, la lore. Ok, quindi lei sarà una fissata con il voler ripulire il nome del suo antenato e magari impazzisce. Vabbè, ok. E io sono in possesso del libro originale. Orca troia, soldi. Ma dove l'è uscito? Dal culo. Ammira. Nelle versioni stampate successivamente queste pagine sono praticamente illeggibili. Non dovrebbe essere il contrario? Cioè che il libro originale è talmente vecchio che non si legge più nulla, ma per fortuna. Vabbè. Lore. Ah, ok. Sì, però già l'abbiamo visto Terapagos anche nel cartone nuovo di Pokémon, quindi tutto sto mistero ormai non c'è più, però vabbè. Quindi, vabbè, sì, leggiamolo tutto per intero stavolta. Mentre ero sul fondo della voragine, isolato dal resto della squadra, mi pare di aver trovato un oggetto misterioso. Mentre ero sul fondo, mi pare. Vabbè. Tempi verbali un po' così. Non sono nemmeno certo che fosse davvero un Pokémon o un essere vivente. Aveva un guscio formato da più strati di esagoni sovrapposti e rifulgeva più di una gemma. Sembrava proprio un disco. Ah, ok, poi proprio continua. Devo notare che non c'è più la musica, perché questo è un momento di lore, un momento. Ok. Allora, di Scarlatto e Violetto potete dire quello che volete, ma il mistero, la lore che aleggia continuamente è tanta roba, è proprio bello. Ho deciso di dare a questa creatura il nome provvisorio di Terapagos. Mi chiedo se sia il corpo di questo essere ad aver dato origine al fenomeno che trasforma i Pokémon in cristalli, facendoli risplendere e dandogli un bel cappellino. Il nome della figura è Terapagos, è un Pokémon avvolto nel mistero che Calugaris incontrò nei meandri più reconditi dell'area. Zero, anche se nessuno ci crede. Il mio sogno è trovare Terapagos e provare a tutti che Calugaris aveva ragione. Peccato che non sia ancora riuscito a ottenere l'autorizzazione per accedere all'area zero. Intanto Izanji si bulla perché c'è stato più e più volte. Ma poco male, per ora mi concentrerò su ciò che posso fare. Professoressa Rea, siamo pronti. Va bene, personaggi assolutamente inutili e generici. Finalmente, ci siamo tutti. Ah, finalmente ci siamo tutti. Bene, ragazzi, parte per tutti. Via, via, via. Evviva! Comunque sta cosa è che ci sono le classi miste, ci può essere l'anziano come ci può essere il bambino. Oh, c'è un Dragonite, che bello! Bella questa. Ah, questa è l'icona del caricamento per. Ah, ok, quando passi da Nordivia a Paldea e viceversa. Oh, il tesoro dell'area zero. Trademark. Parte 1. La maschera turchese. E la scritta è turchese. A me sembra più verde acqua, ma va bene.
Guardate che belli questi pixel giganteschi. Finalmente siamo arrivati. Prima l'aereo, poi la corriera. A forza di stare tutto il tempo seduti mi fa male il sedere. Eh già, il viaggio è stato lungo. Allora, ci siamo tutti, giusto? Sì. Bene, eccoci a Nordivia. Guardate quanta abbondanza. Qui si svolgerà il nostro viaggio di studio. Ci sono gli Yam. In realtà è la prima volta che ci vengo anche io. Yam, Wooper e basta. Yam e Wooper. Devo dire che questi campi sono di una bellezza sfolgorante. Sì. Più avanti c'è Verde Giada, il paesino che ci farà da base operativa durante la nostra permanenza. Scusi, professoressa, io non mi sento molto bene, visto che succede a portare un bambino in questi viaggi? Oh no, deve essere stata la corriera. Forse è meglio fare una pausa, così ne approfittiamo per ammirare il panorama mentre quello vomita. Posso parlarti un momento di Zangi? Sì. Avrei bisogno di un favore, dimmi. Andresti a Verdeggiata ad avvisare il responsabile del circolo comunale che siamo arrivati? Se non ti dispiace, potresti anche dirgli che c'è uno studente che non si sente bene. Che tutto tu stai facendo? Va bene. Speriamo che ci sia la scena in cui lui vomita. Infatti non sta. Non sulla panchina, però. Premi il pulsante LR della mappa. Dell'app mappa per cambiare mappe. Luoghi indicati. Ok. Ah, ok, cioè, volendo uno può tornare a Paldea quando vuole. Giustamente. Va bene. No, non voglio esplorarmi ancora la mappa. Voglio esplorarla un attimo così senza. Poverino, spero che non stia troppo male. La strada era abbastanza dissestata. È la prima volta che vado all'estero. Si respira un'aria diversa rispetto a casa. Sì. Oh, che mal di testa. Adesso capisco come sentono gli Psyduck. Mamma mia. Avrei bisogno di un favore. Ah, signore, sì. Non puoi salire in groppa. Azzo! Non posso salire in groppa a Miraidon. Ok. Ah, comunque ci sono anche degli Spinarak. Puciena o Pucina. Non ho mai capito se si dice Puciena o Pucina. Dei Leaf, non mi ricordo come si chiamano. Ok, per il momento non posso. Ah, ecco, c'è anche da capire questa cosa qui. Magari adesso sono tipo nel mezzo di una missione, sono ancora all'inizio. E Miraidon non me lo fa usare. Va bene. Ma quando poi me lo farà usare, mi sarà concesso esplorare tutto quanto con i poteri che ho già sbloccato di Miraidon e quindi andare in posti dove un giocatore che si gioca sto DLC agli inizi della sua storia non può andare. Questo è altro sulle pippe mentali che ogni videogiocatore si dovrebbe fare. Soprattutto con Pokémon. Per tempo io qui sto pigliando roba, non me ne frega assolutamente niente. Battiterra. Va bene. Certo però, vabbè, niente. Sbagliato! Allora, aspetta, fammi vedere. Quindi io devo percorrere. Vabbè, tutta la mappa qua. Bello, capisco perché ti hanno dato la possibilità di correre e basta senza andare troppo veloce con Miraidon. Perché chiaramente, come potete vedere, la mappa è talmente bella. La grafica anche è talmente magnificente che tu devi volerla vedere tutta quanta. Qui c'è la monnezza. Vabbè, tutta sta roba poi la prenderò dopo. Sto facendo dei lavori in corso. Si è bloccato il gioco? Ah no, ok, sono spaventato. Ho detto adesso crasha. Adesso è finita. Sempre al solito, quattro case de merda. Gente che lagga. Oh, eccoli. Lei com'è che si chiama, mi pare? Com'è che l'hanno chiamata in italiano? Rubria? Non mi ricordo, però in inglese si chiama Carmine, che però si scrive Carmine. Si chiama Carmine, mi piscio sotto. Rubra, ok.
Rubra, guarda, eccone uno, uccidilo. Vabbè, lei è waifu assoluta, al solito. Poi Game Freak sta tibona. Di un po', tu sei uno degli studenti dell'Accademia di Paldea? Che storia, bro! Riben, fai silenzio, ma come? Che stronza. Io sono Rubra. Mi spiace, ma non posso lasciare entrare forestieri a verdeggiata come se, così come se niente fosse. Sì, è un paese così ricco di roba che veramente tutti ci sono, ci, si ammazzano per entrare qua dentro. Se proprio vuoi passare, dovrei prima sfidarmi. Ok, raga, è il momento della verità. Vediamo a che livello sono i suoi Pokémon. Oh, Rupert, non fare l'antipatica. È solo che vuoi lottare, ammettilo. Ribbent, ti ho detto di stare zitto. Oh, madonna. Allora, qui. Allora, intanto manteniamo questa animazione in cui lei. Allora, in teoria, considerando che lei ce la ritroveremo anche nel prossimo DLC, dovrebbe essere un personaggio positivo. Io sapendo questa cosa e il contesto, capisco che qui semplicemente è imbarazzata. Invece, così sembra che lo voglia picchiare da un momento all'altro. Guarda come le fremono le mani, come le prudono. Non badare a mio fratello, cioè sembra pazza, santi Dio. Uffa. Forza, allora, in posizione. Va bene. Ti giuro, se c'hai Pokémon a livello 30, io veramente. Allora, io almeno a 70, dai. Vedrai, ci sarà da divertirsi. Poi un personaggio che vuole lottare, assolutamente. Non è che l'abbiamo già visto con Nemi e robe varie. Parte la sfida di Rubra allenatrice, ok. Pucina, questo si era visto nei trailer. Muscarada, livello 100. Pucina. Per darti il benvenuto a Nordivia, ti farò mangiare la polvere locale. Ok. Ok. 60. Vabbè. Mi sa che cambierò squadra, ho capito. Anche se non so se c'ho Pokémon. Non so se c'ho Pokémon a livello 60. Forse anche io sono proprio da 0 a 100, eh. Cioè, c'ho Pokémon. Forse nel box c'ho Pokémon o a livello 40 o questo, 100, niente. No, ma qualcosina c'ho, magari adesso vedo. Però che angoscia. Io devo conoscere i rapporti dai tipi, sì, io non sono scemo. Vabbè, nessun punto esperienza. Sì, magari cambio squadra anche per non sprecare i punti esperienza di queste lotte. Ma sì. Sì, no, è troppo. Se no è troppo facile. Poltergeist, ok. Ti fanno vedere un Pokémon nuovo così. Oh, beh, questo è bello. Purtroppo, da quello che ho capito, anche lui avrà. Il cazzo di timbro per capire se ci sono i due tipi. Non so se sapete che la tazzina c'ha due forme, che è semplicemente una tazza falsa e una invece preziosa con un timbro d'approvazione. Una stronzata comunque. Hanno gli occhi serpentini? Ma scherziamo? No, ma scherziamo, lo dovrei dire. Ah, lì c'è l'infermiera Joy scazzata. L'avevo vista nei trailer. Bello, bello. Ora ci parliamo. Hai vinto un po' di soldi. AC1000, sei riuscito a battere Rubra? Che rabbia. Ma com'è che ho perso? Non è proprio incazzata. Non era manco timida. E lei, com'è che si dice quelle che sono carine, ma dentro sono pazze. Yandere? Yandere, come Yuno di Mirai Nikki. Vabbè, a me non è buona buona, magari ha un minimo di personalità, cioè una personalità leggermente diversa dal solito dei personaggi Pokémon. Boh, vabbè. Ma in ogni caso, per me sei promosso, voglio essere magnanima. Puoi entrare in paese, non mi rimangerò la parola data, ma da oggi sei il mio tirapiedi.
Quando vuoi, Rubra. Ci siamo intesi? Sì. C'è l'opzione per dire sì? No, no. Ehi, voi, che combinate? Che rogna. Sloggiamo, Riri. A Riri. Però io. Aspettami, Rubra. Oh, salve, salve, tu devi essere uno studente dell'Accademia, dico bene? Mi presento, sono il responsabile del circo comunale e gestisco molte strutture del paese. Sarò io a prendermi cura di voi durante la vostra permanenza. Che simbolo particolare che c'ha negli abiti? È una Pokéball con le corna. Se posso chiedere, per caso quei due ragazzini di prima ti hanno dato fastidio, ma figurati. Guarda, con loro non so proprio che Magikarp pigliare. Va bene, Rubra in particolare è sempre stata una tipa difficile. Ma io posso aggiustarla! Io posso aggiustarla! Sento che posso farcela. I can fix her! Spero non ti abbia importunato troppo. Come dici? Alla fermata della corriera c'è uno studente che si sente poco bene? Allora non c'è tempo da perdere, mi armo subito di medicina e vado a vedere come sta. Tu vai pure avanti, aspetta il mio circolo comunale. A più tardi? Allora, io voglio parlare con questa infermiera Jo. Guarda che bella che è. Vabbè, non è così scazzata, che sta al cellulare tutto il tempo. Ok, vediamo che se cambia. Ah, ciao. Questo è il centro Pokémon, non mi dire. Ok, è scazzata. La tua squadra è stanca e vuoi farla riposare? Sì, così, giusto per. Va bene, ci penso io. È proprio. Ah, ok. Ok, non è proprio una. Non è proprio scazzata. Lei è una ghi. Come si dice? Una gal. Lei è una gal. Nel senso, era proprio la classica tipa. Che si trucca orecchini, unghie lunghe. E smaltate. Sì, è una classica. Mentre le infermiere Joy in generale. Sono sempre molto professionale e cose varie. Lei non gliene frega proprio un ca. Però ha le Crocs. Che schifo. Cambiale. Sembrano Crocs. Oh! C'ho tutto. Qui mi sa che hanno messo un sacco di Pokémon di Yoto. O Johto. Non mi ricordo se dice Yoto o Johto. Comunque. Bellini. Allora. Vabbè. Sai che c'è. Adesso cambio squadra. Vedo che mi metto. E poi riprendiamo. Allora, la buona notizia è che effettivamente avevo dei Pokémon sparsi nel box che dovevo comunque allenare. E quindi ho fatto una squadra a cazzo di cane. Dovrebbe andare bene. Dovrebbe andare bene. Metto Basculigeon femmina al primo posto perché è la più debole, almeno da un punto di vista del livello. Così guadagna tanti bei punti esperienza. Anzi, già che ci sono. Belforto nuovo. E via, verso mirabolanti avventure. Porca troia. Vabbè, le prime. Capisco che l'inizio sia molto guidato, va bene. Prego, da qui. Ma come hanno fatto? Vabbè, mentre sceglievo la squadra. Oi Zangi, grazie per aver avvisato il responsabile da parte mia. Il tuo compagno ora ti sente meglio. Dalla faccia che fa, non mi sembra. Bene ragazzi, questo è il circolo comunale. È qui che pernotterete durante la vostra permanenza a Nordivia. Nordivia, vaffanculo. Gli studenti dell'istituto Mirtillo avrebbero dovuto alloggiare qui insieme a voi, ma c'è stato un cambio di programma, perciò il circolo comunale sarà esclusivo a disposizione degli studenti dell'Accademia UVA. D'altronde si capisce, quei ragazzi sono originari di questo paese. In che senso? Cioè che ognuno dorme a casa propria? Vabbè. E adesso entriamo. Avanti, avanti. Mi sono un attimo perso con questo dialogo. Vabbè. Oh, che interni meravigliosi. Ah, potete entrare tranquillamente con le scarpe. Ok, ma se sono molto sporche di fango, vi pregherei di sciacquarle usando la pompa all'ingresso. Così le distruggiamo. Subito.
È una torta Chingling. Cos'è quella cosa a sinistra? Interni meravigliosi. Ah, ci avevo fatto anche la battuta prima. Bellissimi. È una struttura nuova, perciò abbiamo tutti i comfort. Vabbè. Nulla da invidiare alle grandi città. Se lo dici tu, vecio. Questa è la nostra area comune. Qui potete. Sì, di Grifondoro. Qui potete guardare la televisione e fare due chiacchiere. Adoperatela come preferite. Allora, la mensa è alla vostra destra, mentre i bagni sono alla vostra sinistra. Per riposare potete andare nelle vostre camere da quella parte in fondo. Avete una stanza per ciascuno. Che lusso. Bene, dovrebbe essere tutto. Per qualunque problema chiedete pure alla gentile signora qui all'ingresso, che non ha una vita e quindi sarà qui sempre. Ragazzi, volete dire qualcosa ai membri dello staff che si occuperanno di voi? Mamma mia, tutta sta gentilezza nei giochi Pokémon, che palle. Vabbè. Grazie! Oh, ma come siete educati? Hanno appena urlato, ma ok. Ora so che posso dormire tra due guanciali. Guanciale, che buono. Fate come se foste a casa vostra. Sarete stanchi dopo il lungo viaggio. È un po' presto, ma che ne dite di cenare? Abbiamo preparato una bella selezione di piatti. Chiedo pure i bis senza fare complimenti. Madonna, quanto dura sto dialogo? Una cosa incredibile. Basta. La signora non è invitata a mangiare, sta lì. Ok. Allora. Esploriamo tutto e di più. Si mangia bene eppure sano. Ah! È un poster per una festa, manca poco alla festa delle maschere. Guarda un po', guarda un po'. Ci sono Munchidori, Fesandipiti e Cagnopoli, non mi ricordo come si chiama l'altro. Avviso. Corso di karaoke, lol. Tu bambino, tutto a posto? In camera mia c'è un Pokémon coleottero. Tipo è un Scyther. No, anzi è uno Scizor. C'è uno Scizor gigante in camera sua. M'ammazzo. Va bene. Allora, te mi dirai le stesse cose di prima? No, non è la stessa cosa di prima, ok. Allora, la butto lì. Questi tre studenti generici faranno una fine orrenda. E io sarò l'unico rimasto. È il bagno degli uomini. Ok, gli uomini hanno la coda di Pikachu rossa. Ah, vabbè, a parte i colori. Effettivamente questa è la coda del Pikachu maschio. Questa è la coda del Pikachu femmina. E questo è il bagno accessibile. In che senso? Ah, per... accessibile nel senso per chi soffre di handicap. Potrebbe essere. Come hai trovato la cucina di Nordivia? Nordivia? È di tuo gradimento? Ah, guarda, quando diceva pulirsi le scarpe. Ah, proprio qua dentro? Ma si fa una fanga incredibile. Vabbè, non posso uscire di qui. Che palle che siete, però. Benvenuto studente di Paldea. Qui al circolo comunale di Nordivia ci occupiamo di sostenere il turismo. Hai mai notato che la cornice di No, l'avevo dato. Imposta. No, lasciamolo così. Manco ci avevo fatto caso, ok. Può andare a dormire per oggi, eh? Mi avete costretto. Chissà se posso scegliere di andare a dormire tutto il giorno, tutti i giorni e saltarmi tutti gli eventi del DLC. Buongiorno a tutti, dormito bene? Da oggi anche gli studenti dell'Istituto Mirtillo prenderanno parte alle attività. Posso chiedervi di presentarvi? Piacere, sono Rubra. Sì, lei è una Yandere. Spero che voi, forse, studenti dell'Accademia, diventerete i nostri grandi amici. Io sono Riben.
Questi ragazzi sono del luogo. Ci sono solo loro. Solo loro. Gli unici studenti di tutta l'Accademia Mirtillo. Ah, ma l'Accademia Mirtillo è quella dell'ultimo DLC, quella in mezzo al mare. Non sta qui, ok. Allora, ah, loro invece sono del luogo. Ah, ho capito adesso la roba di prima. Va bene, sono scemo. Scusate se ogni tanto non leggo, ma devo far riposare la voce ogni tanto. Oh no, no, adesso mi accollano il bambino, ne sono sicuro. Tre cartelle. Ok. Ma potrebbe anche essere una discreta rottura di palle se non riesco a trovarli. Vabbè, magari saranno segnati direttamente sulla mappa, figuriamoci. Bastone roto selfie. Ah, ok. Sì, per farsi le foto ancora più belle assai. Mamma mia, Rotom, che cosa ti hanno fatto? Premendo il pulsante X in modalità selfie, puoi attivare il bastone roto selfie. Ah, ok. No, non cominciare. O non parlare come il vecchio del DLC dell'Isola dell'Armatura di Spada e Scudo. No, bro, troppo giusto. Ah, per fortuna non ce l'hanno fatta vedere. Troppo giusta, infatti anche Rea sta cringiando fortissimo. Madonna, c'è lui, che non mi ricordo come si chiama, che vuole fare amicizia a tutti i costi, proprio percepisco la sua voglia di amicizia. Socializza con i ragazzi dell'altra scuola. È una missione tosta, ma penso di potercela fare. Beh, almeno non mi accollo sto bambino. Quella rubra non me la racconta giusta. Hai proprio ragione, studentessa generica. Siamo quattro studenti all'Accademia dell'Accademia 2 di Istituto Mirtillo. Quindi una coppia dovrebbe essere per forza formata da studenti di Paldea. Minchia, insegnano anche la matematica a scuola. Sì, effettivamente la insegnano, sì. Addirittura. Vabbè, Rubra, tanto lo so che mi accollerai sto ragazzino, ma io vorrei fare squadra con te. A meno che non si possa scegliere. Attenzione, com'è che ti chiamavi Zangi, giusto? Sì. Sei venuto a tendere una mano a noi poveri studentelli di provincia? Ah, ma lei è invidiosa? È invidiosa perché io vengo da una regione caruccia, invece loro da sto paesino di merda. Ah, sì. E addirittura deciso di fare tu il primo passo. Ammirabile, davvero. Sappi che ora mio fratello Riri non fa altro che parlare di te. Com'è possibile se ci siamo visti per 30 secondi? Vabbè. Rubra, ma sei scema? Perché gliel'hai detto? Scema? Ma sai che forse non è una parola che non ho mai letto in Pokémon, la parola scemo? Ok. Scema chi? Ripetilo se hai il coraggio. Ah, mi sa che sono entrambi delle teste calde. E hanno anche gli occhi serpentini. Minchia, lui veramente. Guarda com'è in imbarazzo. La conversazione non è mai stata il suo forte. Non ha il coraggio di chiedertelo, ma so che lotterebbe volentieri contro di te. Ci stai? No. Come prego, devo aver sentito male. Senti, fatti due passi, ripensaci quando ti viene. Aspetta, vediamo se nel frattempo posso. Affanculo!
Io voglio esplorare il paese, voglio parlare con questi personaggi esotici. Aspetta, cambiano i dialoghi. Vabbè, ha cambiato lei qualcosina qua. Vabbè, va bene Rubra. Va bene Carmine. Ma è cambiata proprio l'inquadratura. Cos'è successo? Va bene. Oh, così mi piace, non ti facevo così gentile. Mi hai costretto. Minchia, adesso lo devasto con i miei Pokémon. Mi ci metterò a mille. Dai, non vedo l'ora. Guarda lei com'è contenta, com'è emozionata dietro di lui. Ma ha baciato la Pokéball, cos'è successo? Vabbè. Comunque apprezzo che l'infermiera Joy non gliene freghi un cazzo manco in questo caso. Tra l'altro... Ma... Ah, vero che quando si lotta con un allenatore non c'è la cosa di muovere la telecamera. Comunque, posso dire che i Pokémon di Pokémon Arceus, i modelli utilizzati qui in violetto, non mi fanno impazzire. È come se mancasse qualcosa. No, pensavo avesse fallito. Quando lui fa colpo, fallisce e si confonde. Eh sì. Vabbè, dai, però almeno appunto non sono a livello 100. Ma anche giusto così per fare finta che queste lotte siano in qualche modo importanti. Oh merda, si è colpito da solo. Oh, che palle sta fossa. Vabbè, allora lui attaccherebbe per primo, quindi non me ne frega niente. E allora, ciao. Visto che si parlava di Unima. Te, in culo. Tempesta tonante. Ma sì, dai. Ci sta. No, non li cambio i Pokémon. Madonna, che vero che c'è sta cosa che non posso togliere questa opzione? Sì. Ah, vero che quindi lui c'ha. Ha Pokémon di Johto. Ah, già finito, wow. Ok, scusate. AC1000. Hai vinto meno soldi di quanto ti ha dato la sorella. Bella lotta mentre imita un tacchino. Anzi, era un pollo. E bravi i miei giovincelli. Una lotta amichevole da manuale. Lo sapevo io, sei mille, mila volte più forte di me, Zangi, e meno male. Ribben è forte quasi quanto me, significa che hai un bel talento. Com'è? Ribben è forte? Ah, sta parlando con me? Ah, pensavo, ok, pensavo, vabbè, lasciamo perdere, pensavo ci fosse una virgola che non c'era. Cos'è che c'era da fare oggi? L'orientamento a coppie, no? Senti un po', perché non lo fate tu e Riri insieme? No, ti prego, fallo con me! Fallo tu con me, vaffanculo la trama. Comunque hanno dei copricapi che... Ah! Ah! Ho capito adesso. Hanno
Ok, perché qui c'è il festival simil giapponese dello scacciare l'orco, che è quello, il Pokémon là, io non mi ricordo come si chiama, della maschera. E c'è il sindaco, come si chiama, quello che è, che c'ha la Pokéball con le corna, e loro hanno una bandana con le corna, perché è la tradizione del posto. Ok. Bastardi fortunati. Ah, wow. Cioè, dovete cercarli, ma come pensavo io, sono già segnati sulla mappa. Wow. Comprate qualcosa alla bottega Momo, che da come è combinato questo edificio mi sa che sta per chiudere. I beni amici erano i tre, no? Beni amici mi pare fosse la traduzione dei tre Pokémon non leggendari, per modo di dire, di questo DLC. Spero che si possano catturare tutti. Oh, un po' di libertà finalmente. Oh merda. Ok, allora la mappa è media. Vabbè, ci sta, DLC. Allora, adesso voglio vedere un attimo com'è combinata. Sì, vabbè, non è difficilissimo. Poi se c'ho... Questo che è? Ah no, sono i... Qui ci dovrebbero essere i Canyon del Corno. Qui ci dovrebbe essere... Un raduno di Clefairy, se non sbaglio. Avevo letto da qualche parte che ci sarebbe stato un raduno di Clefairy contemporaneamente all'inizio di sto DLC. Vabbè, comunque una mappa piccola, però ci aspettano tante meravigliose avventure. Ok. Ok, quindi loro due hanno fatto coppia, quindi quel maledetto. Ah, eccolo qua, infatti, maledetto bastardo. Piacere di conoscerti, Rubra. Piacere di conoscerti, Forest. Ragazzetto a caso. Ragazzo generico. Ti trovi a Verde Giada. Siamo famosi per due cose: una natura rigogliosa e le nostre mele. Ah, già che c'è la nuova evoluzione di Applin, che è una mela ancora più mela. Ops. Oh, che bello, posso usare finalmente Miraidon. Però voglio parlare con tutti quanti, aspetta. Oh, Swinub. Sì, qui sono proprio i Pokémon di Johto. Non so cosa farei senza la bottega Momo. Non solo per gli strumenti che vendono, ma anche e soprattutto per le calze fatte a maglia dalla proprietaria. Addio i piedi freddi. Sì, sto guardando i piedi della tizia e va bene. Bella. Oh, benvenuto giovanotto. Guarda pure con calma. Ah, guardate, a sinistra c'è il freezer, che è proprio tipico di quei negozietti giapponesi in cui ci sono i gelati fuori. E poi è una roba che in realtà volendo c'è anche in alcune spiagge qua in Italia. Vabbè, in realtà non devo comprare niente. Volevo solo guardare un attimo. Aspetta, c'è la Velox Ball? La Velox Ball mi sta finendo. Buon. Cioè, almeno qui ci sono tutte le Pokéball che mi servono. Anche la Beast Ball. Insomma. Timer Ball? No, sono a posto. Pokébambola. Azzo, ci sono gli ingredienti. Ah, attenzione, aspetta. Vitalerba. No, questo non me ne frega niente. Maionese, aspetta. Ne compro un po'. Stavolta pago in CL che ho notato. Ah, bastarda maledetta!
Niente. Maledetta, non posso pagare in CL. Posso pagare solo in pochi dollari e ne ho pochissimi. No, allora aspetta, non voglio spendere tutti i miei soldi in maionese. Sarebbe interessante come... come investimento, però no. 24 bottiglie di maionese, un casino. Vabbè, mi fa piacere che finalmente ci sia un posto in cui ci sono, credo, tutti gli ingredienti. Sì, mi sembra che ci siano tutti gli ingredienti. Oh, ce ne sono anche nuovi. Attenzione, aspetta. Compriamone un po' perché ci saranno di nuovi panini allora, ok. No, questo... tofu, riso. O forse sono io deficiente e non ho mai comprato il tofu finora, può essere. No, però questi non me li ricordo proprio. Mi sa che perché siamo in un simil posto giapponese, il tofu è giapponese, quindi in teoria... E infatti c'è anche il curry. Il curry indiano, ma vabbè, ci siamo capiti. Aspè. Ok, va bene. Compra vestiti, vediamo cosa hai per me. Vecchia. Calzini hai, famosi calzini. Sarebbe bello se potessi vedere come sono fatti. Ah, ecco. Mamma mia. Minchia, poi ci... Mamma mia, quanto ci mette a caricare un... Comunque sono... Aspetta, ma sono... Ah, sono tutti... Ok, calzini lasciamo perdere. Ah, e poi sono guanti a maglia. No, ma fa caldo, ma sei pazza? No, non li voglio. Va bene. Ladra maledetta che non mi permette di usare... Però effettivamente ha senso perché i crediti della Lega Pokémon sono per Paldea dove c'è la Lega Pokémon. Qua siamo in tutt'altro posto. Perché mai dovrebbero? Sì, non volevo. Quando guardo la pancia di Poliwag mi gira la testa. E poi quella non è semplicemente la pancia, quelli sono i suoi organi interni. Sì, non sto scherzando, sono i suoi organi interni, c'è scritto nel Pokédex. Sapete che c'è? Quasi quasi, io poi proverei ad arrampicarmi direttamente là sopra e vedere se il gioco mi blocca in qualche modo. Ah, prima voglio esplorare tutto questo meraviglioso villaggio che tanta gioia e amicizia ci ha già regalato. Riusciremo a finire in tempo per la festa? Gli articoli da vendere non sono ancora arrivati. Ehi, ma questo è un modello nuovo? Di tipa? Non me la ricordo proprio. Poi con questi capelli sbarazzini. In questi giorni non faccio altro che cucinare spaghetti saldati per far pratica. Vabbè, qui... Bebop nuove MT. Vediamo che c'hai. Consigliamenti di provarla. L'avete aumentato, consigliamenti... Cos'è questo? Premendo il pulsante X nella schermata della macchina. Selezionando. Ah, ok. Ah, minchia, buongiorno, finalmente. Quindi io faccio. Ok. Ok, ha molto senso. Ok, meno male. Vabbè, ero solo curioso, poi non lo farò mai. Va bene. Ah, ma questo era il verso degli Utut, che belli. Ah, non parli. Ah, è proprio... Ok, scusami. Cosa? Metti il riso nei panini? Non ho mai visto nessuno a Nordivia che lo fa. Beh, manco io. Ma chi che mette il riso nei panini? Siete pazzi? Però effettivamente il riso è un ingrediente, quindi ok. Qui si nutrono solo di panini. Quando le spighe di questa risaia saranno mature, potremo finalmente ottenere il riso. È proprio così che funziona, anche nella vita vera. È anche educativo questo DLC. Bene. No, vaffanculo, Wooper di merda! Non me ne faccio niente di te, mamma mia.
No, non me ne faccio niente. Tra l'altro, a sapere che c'erano questo tipo di Whopper sarebbe stato facilmente trovabile in sto DLC, non avrei fatto tutti i giri che ho dovuto fare con con Pokémon Home per mettermelo qua. No, voi non avete idea. Infatti, io non le faccio più queste cose. Aspetto che escono tutti i DLC. E poi i Pokémon che effettivamente non posso mettere, mi metto il cuore in pace e aspetto il prossimo gioco. Tra l'altro, nel prossimo DLC saranno sbloccabili tutti gli starter dei giochi. E io mi rimetto, non me ne frega niente. Io mi rimetto in squadra il mio Swampert di Rubino del 2003. È un Pokémon che ho da 20 anni. Perché non potevo salire? Ok. Cioè, rimettermi dopo tanti anni il mio Swampert in squadra è meraviglioso. Ekans, Pichu, gli Starly, bello. Tutti i Pokémon che già possiedo in realtà. Bellsprout. Bellsprout, e questo come si chiamava? Ah, Fomantis. Minchia, Bellsprout, da quanto tempo è che non lo vedevo in un gioco Pokémon? Ma tanto a me non frega niente, perché la maggior parte dei Pokémon io già ce li ho. Io vorrei che finalmente rimettessero un evento, anche e soprattutto con dei codici, con Hoopa. A me manca Hoopa, me lo sono proprio saltato. Oh, eccolo! No, dov'è? A me manca proprio Hoopa. E sì, so che volendo potrei comprarmelo a pochissimo contattando qualcuno anche su, vabbè, non dico dove, però no, non voglio farlo almeno per adesso. Poi se proprio sono disperato, va bene. Può sembrare una forma regionale di Sinistee, ma di recente si è scoperto che non c'è alcuna relazione fra questi due Pokémon, vedi? Questo è esattamente forma taroccata, non ne avevo dubbi. Questo è esattamente come come si chiama? Diglett e Wuppet, o come si chiamava lì, che sembrano che Wuppet, Wooper, quello che è, sembra una forma regionale di Diglett, e invece sono due Pokémon diversi. Ah, però in effetti, aspetta, perché l'ho messo nel box? In effetti potrei. In effetti potrei mettermelo in squadra. Cioè, mettermi in squadra dei Pokémon della zona. Magari mi tolgo. No, Tandurus me lo tengo per sicurezza. Vabbè, Poumo. È shiny, quindi lo stavo facendo arrivare a livello 100 per questo. Va bene, sì. Poltergeist. Balla bufera, memento. Ospitalità. Quando il Pokémon entra in campo, ricopre l'attenzione dell'alleato. Ah, questa è per le lotte in doppio. Cambia grafico, quindi è questa la roba. Ah no, niente, sono scemo. Va bene. Io così quasi, allora, nello spirito del gioco ti metto al primo posto e ti do anche Fortunuovo, dai. Poi magari fai cacare, però intanto no, non salvo il gioco. Pazzo, cosa stavo facendo? Il gioco si salva sempre dopo che ho staccato la registrazione e ho visto che ha messo l'audio. Perché ogni. Non so se lo sapete sta cosa, ma per qualche motivo una volta ogni 1000 mai mi registra senza audio. Quindi per sicurezza, poi con Pokémon poi non posso più tornare indietro. Quindi no, si salva. Si salva dopo. Ma di chi è questa casa? Si scopre che questa è la casa dei due studenti. Ah, tanto non posso entrare, che pirla. Pensavo fosse un bel gioco Pokémon. Guarda, l'acqua mi passa attraverso. Che palle. Oddio. Attenzione, ora farò una prova scientifica. Ora faccio uscire il Pokémon. Ah, non posso? Però niente, sarebbe stato carino se avessi reagito in qualche modo con l'ambiente. E niente.
È andata così. Unlucky. Va bene, io direi che posso tranquillamente, innanzitutto, staccare un attimo. Ah! Attenzione, c'è gente con cui ancora non avevo parlato. Noi ci amiamo alla follia, vero? Altro che, passiamo insieme ogni ora, ogni minuto, ogni secondo della giornata. Scommetto che nel mondo Pokémon non esiste una coppia con un legame così forte. Proprio così. Ehi, tu! Vuoi fare parte del... Vuoi essere il terzo? Ah no. Se trovi una coppia di Pokémon innamorata quanto noi, portacela qua. Io però scommetto che non c'è. Ah ah ah. Ma io penso che si riferisca a questi. Credo. Ah, potevo anche non mettermi in squadra, ok. Wow. Però vedete? Era un enigma abbastanza semplice da risolvere. Interessante. Tra l'altro, grazie al GTS mi sono fatto scambiare. Ah, lì c'è la fotografa? Ora ci parliamo. Mi sono fatto scambiare Tandemouse con la forma più rara, quella in cui c'è solo un figlio. O comunque l'hanno adottato. Vabbè, lo chiamiamo figlio così tanto per. Meno male. E anche da Dunsparce con la forma rara a tre segmenti. Perché veramente là, sennò sarebbe stato troppo tedioso farli nascere dalle uova. Ma tu fai solo questo nella vita? Come? Va bene. Ah, volevo parlare con Clefairy, scusa. Devo andare in bagno, posso? Allora, io penso che sto guardando il minutaggio, no? Siccome non taglio niente da questa in questo momento. Ok. Mi sa che verrà un video bello bello lungo. Però almeno all'inizio ci sta, poi magari taglio. È che veramente prima di staccare vorrei davvero essere riuscito a parlare con tutti quanti, anche solo per queste stronzate. Ah, ok. Sì, comunque non mi pare ci siano. Non mi pare ci sia niente che blocchi Miraidon dal fare le sue cose con tutti i poteri. Ah, e chi c'è qui? Ma sai che forse Aipo me lo devo catturare? Merda, non me lo ricordo. Vabbè, per sicurezza. Mi pare che mi manca la femmina. Sì. Perché hanno due forme diverse. Quindi io quasi quasi. Aspetta, intanto Velox Ball, insomma. Bastarda. Un altro po' per sicurezza. Sapete chi è che mi manca pure come Pokémon? Mi pare sempre la femmina. È Rattata. Però qui mi pare che non sia incluso. Ma sei un. Ma che cazzo è possibile? Mi pare che qui non sia incluso. E non mi pare di aver visto immagini neanche nel trailer all'epoca. Quindi, boh. Se no, niente, pazienza. Aspetterò un altro gioco Pokémon che renda Rattata di nuovo disponibile. Bon.
Va bene, allora io direi per adesso di staccare, se no il video viene troppo lungo e poi casomai si continua a fare roba, a parlare con gente. Nel prossimo video, Rockraft, c'è Rockraft? No, non mi devo distrarre. Ignazio, non distrarti. Non distrarti. Niente, ci vediamo al prossimo video. Alla prossima, ciao.